Dunque, l'ultima volta, se vi ricordate bene, abbiamo parlato appunto della invocazione nella Pater Noster, d'altra parte anche Sant'Agostino, adesso nelle letture vero della sua lettera a Proba, dimostra proprio come il paradigma della preghiera del cristiano sia appunto il Padre nostro, d'altra parte non poteva essere diversamente, già che è la preghiera stessa del Signore, no? Ecco. Allora, abbiamo scelto proprio il Padre nostro, sapete per quali motivi, proprio perché volevamo parlare della preghiera. E allora abbiamo pensato di ricorrere a questa preghiera paradigmatica, a questa preghiera che è l'esempio di ogni orazione cristiana che il Signore stesso ci ha insegnato. E la volta scorsa ci siamo soffermati su questa meditazione riguardo al pane nostro quotidiano, cioè che chiediamo al Signore di darci il nostro pane quotidiano. Una richiesta interessante, dopo quelle diciamo così, preghiere così eminentemente spirituali e soprannaturali, no? Padre nostro, come è bellissima questa preghiera che inizia subito con la invocazione della paternità di Dio, no? Della bontà di Dio verso di noi. Il Dio come il nostro Padre non ci ricuserà assolutamente nulla. Gesù dice chiaramente: voi che siete cattivi, date però delle cose buone ai vostri figli, no? Quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo, quindi il bene supremo, il bene divino, a coloro che glielo chiedono, no? Ecco. Quindi questa preghiera inizia subito da una veramente elevatio mentis ad Deum, come ogni preghiera, è vero. Quindi anche se si tratta di richieste, di impetrazioni, però si tratta sempre anche di un qualche cosa di adorante nella prima parte del Padre nostro, no? Vi ricordate che appunto gli antichi non distinguevano, cioè, anzi distinguevano troppo, cioè, anche terminologicamente, tra Orazio e contemplatio, cioè per loro la contemplatio era veramente l'adorazione di Dio, del mistero divino, no? Invece la Orazio era semplicemente la orazione vocale per lo più e soprattutto era un formulare delle richieste davanti a Dio, chiedere qualcosa a Dio, quello che noi chiamiamo la preghiera di impetrazione, no? Ecco. Ebbene, indubbiamente, vedete come vi ho detto, nella preghiera impetrazione si cela però sempre un elemento anche di adorazione, di contemplazione. Ecco, allora, dopo queste prime richieste, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Queste tre prime richieste che riguardano Dio in se stesso, nella sua infinita, sublime santità. Dio nei riguardi dell'uomo, che venga il suo regno, e quel regno che ovviamente è un ordine, implica che si faccia la volontà di Dio, no? La volontà di Dio, così come è fatta perfettamente in cielo, che si faccia anche sulla terra. Abbiamo visto invece come il Signore Gesù non dimentica in questa preghiera anche le cose più concrete delle quali l'uomo ha bisogno, no? Forse bisognerebbe intravedere un po' nella preghiera del Padre nostro proprio questo elemento sia di sublimità che di umiltà, e due elementi che non si contraddicono affatto. La grandezza del cristianesimo è proprio questa, in sostanza, no? Sant'Agostino dice: i pagani hanno già capito, cioè i pensatori più sublimi tra loro, in particolare Plotino, i neoplatonici, che si sono più avvicinati appunto al cristianesimo, hanno già capito che il Verbo dall'Eterno era presso il Padre, no? Non hanno però capito che il Verbum caro factum est, e che questa è proprio la stoltezza del cristianesimo, che è più sapiente della sapienza degli uomini, no? Perché è la stoltezza e la debolezza di Dio stesso, no? Ecco, bene. Allora, l'incarnazione, eh? Nell'incarnazione Gesù si incarica della nostra umanità. Si incarica di tutto quello che appartiene alla nostra umanità, si incarica di tutto tranne che del peccato, e si incarica persino del peccato, sebbene indirettamente, ovviamente, no? Perché la sua opera di redenzione non potrebbe convenientemente svolgersi se lui stesso fosse un peccatore, quindi Gesù non aveva colpa, era l'unico, il perfetto innocente, no? L'unico assieme alla sua Madre Santissima, ma comunque diciamo il Signore Gesù era il perfetto innocente, però si è incaricato persino delle nostre colpe tramite la pena, cioè sostituendosi a noi nell'essere colpito dall'ira di Dio, dall'ira del Padre suo, no? Ecco, questo è veramente un mistero stupendo, no? Che il Dio si sia rivestito della nostra umanità per
per redimerla e per santificarla. Bene, in questo senso, proprio vedete come la preghiera del Padre nostro, con questa sublimità e umiltà, ricongiunge il cielo e la terra, no? Ricongiunge la grandezza di Dio alla necessità quotidiana dell'uomo, no? Ecco, allora Gesù non trascura questo aspetto e ci insegna di pregare per il nostro pane quotidiano. Abbiamo detto a questo riguardo alcune cose fondamentali, soprattutto che si tratta di chiedere i beni temporali badando a non attaccarvi il nostro cuore, quindi chiedere con semplicità. Vedete, chiediamo semplicemente il pane, e il pane quotidiano, quanto è necessario per un giorno solo, senza preoccuparci per il giorno di domani o di dopodomani, no? Gesù stesso dice che ogni giorno ha abbastanza della sua preoccupazione, no? Quindi chiedere il pane per ogni giorno, il nostro pane quotidiano. Avvertire persino nelle cose più semplici, nelle cose più umili, come può essere il nostro cibo più semplice, no? Quello che è necessario per la stretta sopravvivenza, anche in questo avvertire che si tratta di un dono di Dio. Noi quanto facilmente noi, se stiamo bene, ci dimentichiamo in fondo che tutto ciò che abbiamo ci viene da Dio, che potrebbe anche non esserci, insomma. Noi ci abituiamo a tutto questo come se fosse qualcosa di normale, di scontato, no? Ecco, ci capita ogni giorno di avere da mangiare, sì, non pensiamo nemmeno che potrebbe anche succedere diversamente, no? Ecco, allora il Signore Gesù ci insegna di chiedere il pane quotidiano proprio per avvertire che anche quelle cose che noi diamo per scontate sono dono di Dio, dal quale ogni bene proviene, no? Bene, abbiamo detto che questa preghiera del pane quotidiano, questa richiesta del pane quotidiano, si collega con il dono della fortezza, dice San Tommaso, no? Proprio perché assieme al pane chiediamo tutto quello che è necessario per essere robusti, no? Dice infatti la scrittura, è vero che il pane conferma, corrobora, rende forte l'uomo, no? Ecco, è così in qualche modo questa richiesta del cibo quotidiano si collega con il dono della fortezza. Adesso passiamo a un'altra preghiera, che direi è il punto addirittura culminante del Padre nostro, perché voi sapete bene come Gesù riprende questa richiesta per commentarla, cioè tra tutte le invocazioni del Padre nostro è quella che Gesù poi commenta lui stesso, no? E la ribadisce con estrema serietà, no? Dicendo queste semplici parole: se voi non perdonerete il vostro prossimo, se voi non perdonerete le colpe agli altri uomini, anche il Padre vostro non perdonerà le vostre colpe. Vedete, quindi questa invocazione sta particolarmente a cuore a Gesù, no? Ecco, ed è quella che dice appunto: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Oserei dire che addirittura la condizione di tutta la nostra vita religiosa, dico religiosa adesso nel senso più vasto della parola, è chiaro che poi noi religiosi lo siamo, come dice San Tommaso, per antonomasia, no? Ce lo siamo catexogen in modo più forte, più intenso, no? Comunque la vita religiosa consiste nel legame dell'anima umana con Dio. E questo subordinarsi dell'anima a Dio, questo servire dalla parte dell'anima a Dio, è gradito a Dio solo se l'anima è pura, solo se l'anima è limpida. E il Signore pretende, nella perfetta religione, nella religione di coloro che sono adoratori del Padre in spirito e verità, il Signore pretende che questa purezza dell'anima, che a Lui è gradita, sia costituita dalla carità, dall'amore. Ma da un amore non più semplicemente umano. Vedete, nella Virtus Religionis ovviamente si suppone l'amore di Dio, ma è un amore naturale, così come noi adoriamo Dio, amiamo Dio in quanto è l'autore di tutti i beni creati, creatore del cielo e della terra, Signore e padrone di tutte le cose. No? Questo è un aspetto bello, molto bello, ma non è ancora quello soprannaturale della carità. Nella carità invece Dio stesso, con la sua deità, scende nell'anima umana, diventa qualche cosa nell'uomo, inabita nell'uomo, e allora da questo momento in poi l'uomo ama non più con il cuore umano, ma con il cuore di Dio. È quello che Gesù insegna, in tutto il Vangelo insegna soprattutto questo: saper amare come Dio ama,
questa grande dignità siamo chiamati, ma anche a questa grande responsabilità siamo chiamati, perché non è facile con il nostro piccolo cuoricino amare come Dio stesso ama in modo infinito, in modo tale da amare non solo coloro che ci fanno del bene, coloro che ci sono simpatici, coloro che appunto ci trattano in modo affabile e gentile, no? Ma da amare coloro che ci maltrattano, amare i peccatori, amare i nemici, amare i malvagi. Ecco, bisogna amare anche loro. E nei loro riguardi l'amore, cioè nei riguardi dei non buoni, cioè nei riguardi dei cattivi, l'amore diventa anzitutto perdono. Ecco perché Gesù continuamente si raccomanda di saper perdonare. Ricordate San Pietro, no? Che gli dice: Signore, fino a che punto devo perdonare il mio prossimo? Fino a 7 volte? Voleva già, sapeva che Gesù si raccomandava molte volte, quindi siccome voi sapete bene il numero 7 vuol dire moltissime volte, no? Quindi pensava di essere particolarmente generoso quando diceva a Gesù: ho capito bene i tuoi insegnamenti, fino a 7 volte perdonerò, ma poi dopo insomma bisogna pure fermarsi a un certo numero, no? Gesù invece dice: no, ma ti dico fino a 70 volte 7, no? Quindi il numero 7 moltiplicato a dismisura, no? Ecco. Bene, allora bisogna saper amare in modo infinito e presentarci a Dio con un cuore riconciliato, non solo con Lui, ma anche con tutti i fratelli, in pace con tutti, no? Ecco, se tu sai che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, ebbene, lascia lì la tua offerta dinanzi all'altare, va prima, riconciliati con il tuo fratello e poi torna ad offrire la tua offerta. E quindi bisogna essere proprio, avere il cuore in pace, per essere graditi a Dio e per far sì che anche la nostra preghiera, i nostri atti di religione gli piacciano, che gli siano graditi. Bene, allora San Tommaso sostiene che questa richiesta del perdono dei nostri peccati, condizionata dal nostro saper perdonare i nostri debitori, che questa richiesta sia collegata strettamente con il dono del consiglio, e dopo il dono della fortezza è il dono del consiglio. Infatti non basta solo che lo Spirito Santo di Dio ci dia la fortezza per poter compiere il bene, ci vuole fortezza per compiere il bene, ma bisogna avere anche il lume della ragione, lume soprannaturale, impresso dall'alto dallo Spirito Santo, per poter compiere il bene della ragione in modo conveniente, in modo corretto. Ecco perché il dono del consiglio si collega con la virtù della prudenza, la quale a sua volta si chiama recta ratio agibilium, la corretta impostazione delle cose da farsi. Notate bene questo binomio, no? Cioè il avere da Dio la fortezza e la luce, entrambe le cose sono necessarie, direi quasi prima bisogna avere la luce per essere illuminati, sapere dove conduce la strada vera, no? E poi avere la fortezza, la forza appunto, per poter compiere questo cammino, che generalmente, proprio trattandosi della strada del bene, non è un cammino facile, come dice anche il Santo Vangelo, no? Che la strada facile, la strada larga, conduce alla perdizione, ma quella strada che conduce al bene è una strada molto, molto, molto stretta, no? E quindi molto difficile da percorrere. Bene, allora per compiere comandamenti del Signore secondo rettitudine bisogna chiedere consiglio allo Spirito Santo di Dio. Notate questo aspetto essenziale della guida prudenziale nella vita del cristiano. Questo non piace molto ai nostri super spiritualisti attuali, ma bisogna essere molto attenti, vedete, perché contro lo spirito si pecca sia con il naturalismo, razionalismo, eccetera, ma anche con l'esagerazione spiritualistica, capite? Io credo perché mi piace buttarmi, ne vero così, fare un passo, ne vero proprio nel buio, anzi un salto nel buio, capite, care sorelle? No, la fede cristiana non è questo, Questa è la fede dei settari, degli esagerati, capite, dei matti, no? Ecco, ma la fede cristiana è una cosa molto interessante, capite? Perché la differenza tra un santo, scusate, c'è che i santi anche mi scusano, guardate, la differenza tra un santo e un matto è abissale, ma non sempre si nota esteriormente, non so se mi spiego, capite? Ecco, guardate quella cosa tremenda quella, Però, capite, ci sono alcuni, oggi è un pericolo molto notevole, no?
che è quello appunto di voler farsi santi facendo più